Buongiorno e bentrovati da Simply Beats, nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi abbiamo con noi tre ospiti, sono Eustachio Allegretti, Business Development Manager di Prestito Sì, Massimo Frigerio, che è call center coach ed esperto di tecniche di vendita telefonica, e Pietro Omargiotta, che è mental coach, trainer motivazionale e, tra le altre cose, l'ideatore del progetto Formazione Liberamente, che è specificamente rivolto agli agenti immobiliari. Allora, buongiorno a tutti quanti i nostri ospiti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Un saluto. E andrei subito nel vivo, entrerei subito nel vivo dell'intervista rivolgendo alcune domande a Eustachio Allegretti. Sappiamo che Prestito Sì ha sempre puntato molto sull'offerta multiprodotto. All'interno della vostra azienda avete una divisione che è Azienda Sì, specificamente incentrata, specificamente rivolta ai prestiti, ai finanziamenti aziendali. Ti vorremmo chiedere, Eustachio, di raccontarci un po' come è strutturata Azienda Sì e come funziona, quali sono le principali novità di questa divisione. Benissimo, grazie e ancora buongiorno a tutti. Nell'ultimo anno, complice la problematica Covid, le società di mediazione creditizia hanno sempre più ampliato la sfera di attività. E anche il comparto finanziamenti aziendali, che spesso è stato considerato un po' la Cenerentola del settore, in quanto le società di mediazione avevano come obiettivo principale mutui, prestiti personali, la cessione del quinto. Adesso anche i finanziamenti aziendali stanno assumendo un'importanza sempre maggiore. Anche all'interno della nostra società, la divisione finanziamenti aziendali sta assumendo una forza propulsiva importante e diventa di ausilio per i nostri collaboratori sparsi in tutta Italia per risolvere le problematiche sempre maggiori che vengono proposte sul nostro tavolo. Abbiamo un back office centralizzato e specializzato nella prima identificazione delle problematiche delle aziende e siamo in grado, attraverso la nostra divisione, di, diciamo così, di ricomprendere tutti i possibili prodotti a favore delle aziende, sia con le banche tradizionali, sia con le banche che ormai lavorano quasi esclusivamente attraverso le piattaforme telematiche, sia attraverso l'ultimissima generazione di istituti di credito che lavora attraverso il PSD2, che è la nuova direttiva sui sistemi di pagamento. Se vogliamo fermarci un solo secondo a parlare di questa direttiva, significa è una direttiva importante perché è la cosiddetta direttiva che apre l'economia dei dati, cioè dà la possibilità a un istituto di credito di poter scaricare dall'istituto con il quale il cliente lavora tutti i dati affinché si possa quasi in tempo reale capire quali sono le esigenze dell'azienda e quali sono le possibilità di finanziamento. Ecco, anche in questo comparto noi ci siamo e siamo in grado di aiutare il cliente a ritrovare le migliori soluzioni per la propria finanza aziendale. Ascolta, Eustachio, per Prestito Sì ha sempre avuto un ruolo molto importante la formazione. A questo proposito, ti saremmo grati se ci raccontassi un po' come funziona la vostra Academy e quali vantaggi offre alle persone che la frequentano. Beh, come tu saprai, spesso ormai si parla in maniera continua di formazione. Ecco, per noi la formazione non è un momento episodico, ma è un momento che deve accompagnare la vita operativa di ogni collaboratore, dal momento del suo inserimento per tutta la sua attività lavorativa, il che significa che la nostra Academy accompagna quasi quotidianamente l'attività dei nostri collaboratori. Si parte con First Class, che cos'è? Che è i corsi di formazione per coloro i quali si vogliono avvicinare al comparto della mediazione creditizia e vogliono iniziare a conoscere i prodotti. Ebbene, noi abbiamo predisposto attraverso i corsi First Class dei nostri moduli. Abbiamo costruito un nostro corso di formazione che dura per 6 mesi.
3 mesi junior, 3 mesi master. Quindi seguiamo attentamente i collaboratori, li formiamo in maniera tale da essere pronti per attivarsi nella quotidianità per la risoluzione delle problematiche dei clienti. Seguiti naturalmente in questo momento via webinar, con la possibilità di avere dei manuali predisposti da noi e mensilmente siamo in grado anche di fare delle prove valutative per migliorare la capacità conoscitiva. Alla fine di questo percorso, se il collaboratore o anzi il futuro collaboratore ha seguito attentamente i nostri corsi, c'è poi la possibilità di attivarsi per i corsi OAM e NIVAS e quindi diventare artefici nel comparto della mediazione creditizia. Questo però non significa che la formazione è finita, la formazione è sempre continua, quindi da quel momento poi nascono altri corsi che possono quotidianamente coadiuvare il nostro collaboratore sia per essere al passo con i tempi, sia per conoscere le nuove strategie di carattere commerciale. Grazie Eustachio. A proposito di formazione, Massimo, veniamo a noi. E tu collabori con Prestito Sì già da qualche anno. Vorremmo che ci raccontassi un po', diciamo, quelli che sono i dettagli, le specifiche del percorso di formazione che avete intrapreso. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito e poi mi voglio soffermare proprio su quello che ha detto il dottor Allegretti, cioè che la formazione in Prestito Sì non è episodica, tanto che per quanto mi riguarda appunto le specifiche e le tecniche di vendita telefonica sono diventate una formazione settimanale, cosa non da tutti ovviamente. Che cosa si impara ovviamente per quanto riguarda le tecniche di vendita che sono diverse da altre tipologie? Innanzitutto ovviamente c'è quello che il consulente di Prestito Sì viene a mettere, diciamo, a profitto tutto quello che sono le competenze ovviamente sui prodotti, ma anche le competenze comunicative. Quindi diciamo che lezione dopo lezione può tirare fuori con il metodo del coaching, appunto, quindi non è un corso standardizzato, ma è un corso che va sulla persona, sul consulente di Prestito Sì, può tirare fuori le proprie doti comunicative. Questo per fare in modo che ovviamente si possano seguire settimana dopo settimana un fil rouge di tecniche di vendita specializzate ovviamente alla vendita telefonica, ma fare in modo che il risultato che arrivi all'interlocutore, quindi chi è dall'altra parte del telefono, sia avere un approccio col consulente che tenda a fidelizzarlo soprattutto per due effetti molto positivi, che sono quello di acquisire la fiducia di un consulente che sente solo telefonicamente, ma una fiducia che ha come obiettivo per quanto riguarda l'azienda e ovviamente i servizi che vende di lungo periodo, quindi una fidelizzazione e tutto dedicato a una comunicazione dove fondamentalmente il consulente lezione dopo lezione ha una bussola delle proprie capacità da sviluppare e ha un orientamento con questa bussola per poter progredire. Ovviamente dall'altra parte del telefono una persona avrà la possibilità di acquisire e diciamo così tutto quello che è la conoscenza di un'azienda che investe nella formazione e soprattutto il cliente o il potenziale cliente di Prestito Sì vorrà intrattenere con l'azienda un rapporto di lungo periodo. Bene, continuiamo a parlare di formazione con Pietro e vorremmo Pietro che ci raccontassi un po' qual è il programma dei tuoi corsi e diciamo come si inserisce questo programma nel più ampio progetto di formazione First Class portato avanti da Prestito Sì. Sì, certamente, grazie, con grande piacere. Il programma formativo della nostra scuola si ispira ad un principio base. La formazione quale strumento al servizio della produzione. D'altronde il mio percorso è iniziato 35 anni fa come venditore ed agente immobiliare nell'86 in particolar modo a Milano, poi manager per lo sviluppo di reti in franchising sia in Italia che all'estero e questo per oltre 20 anni. E oggi da 10 anni come imprenditore, sebbene insomma formatore, ma imprenditore di me stesso, mi induce naturalmente ad nutrire un grandissimo rispetto per tutti coloro che
rientrano in queste categorie dove la produzione è qualcosa di fondamentale e rappresentano la maggior parte dei miei clienti, eccezione fatta per quei clienti che seguo nell'ambito delle attività di sport coaching, quindi sportivi, atleti, dove naturalmente la produzione intesa come produzione di fatturato è meno sentita, c'è una produzione che è fatta di performance, di risultati diversi. Quindi la nostra offerta formativa si coniuga perfettamente in quello che è il progetto First Class, offrendo appunto un programma di corsi e webinar in questo istante, in particolar modo webinar naturalmente, in alcune aree specifiche che sono appunto le aree della motivazione personale e quella di team, comunicazione interna ed esterna, nello specifico partendo non solo dal dialogo interiore per la gestione del proprio stato d'animo, per arrivare poi a public speaking, naturalmente un corso già più conosciuto già da tantissimi anni. E per finire poi in quello della gestione del tempo, dove c'è una particolare attenzione al ciclo produttivo. Ciclo produttivo inteso l'insieme di azioni, attività che ogni singolo venditore consulente fa ogni giorno in un programma settimanale o in un programma mensile e così via. Che questo rappresenta proprio la vera nostra chicca, cioè il vero interprete di tutto quello che è la filosofia formativa orientata, appunto, finalizzata alla produzione. Tutto questo ha fatto sì che sin dal primo contatto con il presidente di PrestoSì, dottor Vincenzo Barba, scattasse una forte e anche credo naturale sinergia animata da cosa? Da una visione comune, orientata soprattutto, e questo mi è piaciuto tantissimo, alla crescita dei collaboratori, che sono un inestimabile patrimonio nello sviluppo e nel successo del progetto aziendale. Un progetto che io ho visto da subito innovativo, sia nella forma sia nei contenuti, seppur nel rispetto della tradizione per quanto concerne i valori ed i principi. Ed è per questo motivo che mi auguro, insomma, di avere ancora il piacere di fornire per molto tempo il mio contributo allo sviluppo del progetto stesso. Grazie, grazie. È sicuramente un progetto formativo articolato e interessante quello di PrestoSì, quindi a noi non resta che fare a voi gli auguri, insomma, per tutti quanti i vostri progetti, per il lavoro che avete davanti, che sicuramente sarà un lavoro come dire impegnativo, ma anche mi sembra che possa essere foriero di molte soddisfazioni e di una grande crescita a livello personale e professionale. Salutiamo tutti quanti i nostri ospiti. Grazie a voi. E salutiamo grazie a tutti. Grazie a tutti. Salutiamo anche i nostri spettatori e auguriamo loro una buona giornata. Diamo appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Arrivederci.